siamo riusciti a starci in tanti. E Cristina e Giancarlo ci hanno dato una mano a pubblicizzare questo evento, quindi devo fare una brevissima. Mi sentite bene? Devo fare una breve introduzione autobiografica per presentarmi a chi non conosco e per giustificare questo titolo. Così, 10 anni fa, il 4 giugno di 10 anni fa, entravo per la prima volta nella casa che ho acquistato. E era una grande emozione, e poi avevo dei progetti per questa casa, così tanti progetti che avrei dovuto vivere 300 anni, dovrò vivere 300 anni per realizzarli tutti, e cosa che ho intenzione di fare. E mentre avevo ancora tutti gli scatoloni nel cortile, traslocavo da un posto, da una cantina, con delle cose che si erano rovinate, ma non me ne importava niente, finalmente ero a casa mia, ero sdraiato in cortile, guardavo il cielo estivo, quindi era il giorno del mio compleanno. Era il giorno del mio compleanno ed entravo in casa mia, quindi una felicità enorme. E pensavo a tutte le cose che avrei potuto realizzare, a come avevo cercato questa casa, che cosa ci volevo fare. Un attimo prima di prendere sonno mi è venuto in mente il nome, come avrei battezzato la casa e quindi il titolo della mia attività, no? Il nome della mia attività. È stato Casa Vai Conta. E poi mi sono addormentato al sonno. Vai Conta. Vai conta significa senza paura, più esattamente, e poi faremo proprio, ci sono delle sfumature nei termini e voglio proprio andarle a prendere e riferirvele, più esattamente senza ansia, come un pensiero, un processo di pensieri che si elabora senza ansia, senza paura. Senza paura, perché stavo svolgendo degli studi. E la conclusione di quegli studi, le riflessioni che stavo facendo in quel periodo erano infine queste, che tutti, ma proprio tutti, mi voglio dire la maggior parte per non essere troppo, no, tutti, i nostri comportamenti sono condizionati dalla paura. Perché la paura non è mica solo quella del buh, è quella botta di adrenalina che, ah, che spavento. Eh no, le paure sono tanti tipi. Abbiamo paura del domani, abbiamo ansia riguardo a quello che ci potrà accadere, c'è sempre un pericolo, per cui ci rimaniamo aggrappati a delle sicurezze. Queste sicurezze rappresentano dei condizionamenti, sono delle false felicità, però nella paura ci accontentiamo di poco, no? Allora poi creiamo una sorta di aria di comfort, un'area di sicurezza, quindi sono una rete di condizionamenti, tantissima, una rete di condizionamenti entro i quali ci sentiamo al sicuro. Sono delle piccole soddisfazioni e non osiamo sfondare questa rete per andare alla ricerca di una vera felicità, di una vera libertà. E quindi più passa il tempo, magari da bambini invece osiamo e come, abbiamo delle iniziative, abbiamo del coraggio. Va bene, a quei tempi si trattava di aver capito questa cosa, quindi mi interessava proporre uno stile di vita e di educazione del cane privo di condizionamenti, perché il metodo che mettiamo in atto, ciò che proponiamo agli altri, è ciò che poi entra dentro di noi, è ciò che ci rappresenta, per cui più siamo liberi da determinati condizionamenti, più il nostro agire, il nostro pensiero è libero e più poi andiamo quindi insieme ad altri verso la felicità, verso la libertà. Quindi allora si trattava di questo, di vivere senza paura, di cercare di pensare, di progettare senza paura. In questi 10 anni non c'è stato mai un giorno che io non abbia avuto paura, mai. È un auspicio il titolo che ho dato alla mia casa, è un auspicio, ma speriamo che possa essere così, muoviamoci in questa direzione, vediamo cosa possiamo fare. Quest'anno, ogni anno penso, caspita, quest'anno è stato pieno di emozioni, sono successe delle cose incredibili, adesso mi riposo un po'. Gli ultimi anni sempre di più, quest'anno è stato veramente denso di incontri, di persone
interessantissime, di emozioni fortissime. E quando è arrivato, quando si è presentata l'occasione di organizzare questo evento, tutte le persone che ho incontrato, le cose che ho detto e le cose che ho ascoltato sono apparse all'improvviso illuminanti, perché c'è stato, quindi questa rappresenta veramente una tappa, questo incontro di questa sera rappresenta una tappa importante per me e per la mia attività, perché abbiamo fatto, nonostante, ripeto, non ci sia mai stato un giorno che io abbia vissuto senza paura, preparando questa serata siamo passati dal senza paura al con coraggio. È veramente un'emozione dirlo, perché è stato proprio all'improvviso, ah, con coraggio, perché non è la stessa cosa. Certo, ci possiamo augurare di fare dei progetti, di passare delle giornate, di rivolgerci agli altri senza paura, e questo è già un grande sollievo, ma con coraggio è un'altra cosa, è un altro passo. Io ci ho messo 10 anni a fare questo passo, adesso ve lo racconto così come mi è. E quindi questa è la presentazione della serata, questo è il motivo di questo titolo per me così importante. Il coraggio, tanto qua cancelliamo che poi mi servirà. Ho scoperto nel preparare questa serata, io avevo in mente un tipo di coraggio, quello che ho descritto nella locandina, e quindi quello, il significato del termine, con il cuore. Coraggio significa con il cuore, e non me lo sarei mai aspettato, non è che io non conosco il latino, e quindi mi era venuto, avevo una mia idea di coraggio, e quando ho fatto ricerche a riguardo e ho scoperto che coraggio significava con il cuore, ho detto, ma è perfetto, se non ce l'avesse avuto già un significato, gliel'avrei dato io. È perfetto, con il cuore. Ho scoperto però che c'era un altro, era possibile un'altra modalità di interpretazione, perché adesso conosco il significato di questo termine e ve l'avrei rivolto soltanto così, avrei portato avanti soltanto questa sfumatura di significato. Però, per giustizia, per sincerità, vi devo ricordare, ve ne ricorderete tutti appena ve lo dico, che molto spesso si dice che fegato per intendere uno che ha coraggio, ma è un'altra cosa però. E quindi ho scoperto che ci sono due tipi di coraggio, due intendimenti di coraggio. Uno lo abbatteremo, porteremo avanti soltanto il mio questa sera. C'è un tipo di coraggio che è patologico. La mitologia greca ci propone un personaggio che è Prometeo. Prometeo ruba, mostrando coraggio, e adesso vedremo perché, ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. Ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. E questo è l'intendimento che ho di coraggio. Nel senso che, quindi fa questa cosa, fa questa, il fine dell'azione, il fine del suo agire, lo rivolge agli altri, non lo tiene per sé, con il cuore. Quindi questo è il coraggio che voglio portare avanti. È interessante però, accade una cosa, che gli dèi lo puniscono, lo maledicono, e lui sarà costretto a rimanere legato ad un masso, e un'aquila gli mangerà il fegato continua a crescergli, l'aquila all'infinito gli mangerà il fegato. Che coraggio è quello del fegato? Perché dico che è patologico? Quelle passioni che ci spingono a fare atti coraggiosi che poi non si risolvono in delle offerte agli altri, sono il coraggio del fegato, che però diventa grosso così. Non è un coraggio che dobbiamo prendere, quindi il coraggio spinto da intenzioni che non sono quelle del virtuoso coraggio, è un coraggio che questa sera non prenderemo in considerazione. Un altro a parlare di coraggio e a darne una definizione che mi è piaciuta tantissimo e che quindi appoggio è Virgilio. Virgilio spiega a Dante, dà a Dante una definizione del coraggio. Gli dice che il coraggio è prendersi la responsabilità
e della propria vita. Incontriamo delle responsabilità nella nostra vita e quando le affrontiamo, ecco, quello è il coraggio. Gli dice questa cosa quando si trova nel girone degli ignavi. Gli ignavi sono quindi quelli che o per pigrizia o per indolenza o per vigliaccheria non si prendono la responsabilità, non prendono parte ad una decisione, non si schierano e così li tratta malissimo, li descrive malissimo, infine vuole proprio non dargli nessuna attenzione, vuole passare e andare oltre. E poi c'è un altro esempio di coraggio un po' più divertente, che è Don Abbondio, chiaramente a lui il coraggio manca moltissimo, e che dice una cosa, spiritosa se vogliamo, perché adesso la Manzoni gli fa dire una cosa, gli fa dire: uno il coraggio se non ce l'ha non può mica darselo. Noi la sfatiamo questa frase, invece questa sera scopriremo, vorrei che scoprissimo insieme, che non è così, che non è così. Quindi cerchiamo di capire di che cosa è costituito il coraggio, così da portarcene a casa un pochino. Allora, Issa! Prima di tutto, ho un dito rotto, scrivo malissimo, però dico ad alta voce tutto quello che scrivo così. Scrivo proprio male. Allora, il primo aspetto che ho voluto prendere in considerazione riguardo al coraggio è il discernimento. Che cos'è il discernimento? Il discernimento, su questo termine, adesso io vado avanti un po' veloce, perché il tempo a nostra disposizione. Il discernimento è riuscire a distinguere l'illusione dalla realtà. L'illusione dalla realtà. Ma ci torniamo, Il discernimento. Perché è indispensabile al coraggio? Perché abbiamo detto prima, se ho un coraggio di fegato, se la mia azione spavalda è spinta da passioni o da desideri altri che non sono l'offerta della versione migliore di me ad altri, quindi se non ho saputo discriminare, non lo intendiamo come coraggio. Questa sera portiamo avanti un coraggio solo virtuoso, così, tanto per stare. Quindi il discernimento, quando ho saputo discernere una cosa dall'altra, se investo questa capacità nel mio agire, posso dire che diventa una componente del coraggio. 1. 2. Lungimiranza. Lungimiranza. La lungimiranza vuol dire essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Se non ho fatto delle considerazioni riguardo a che cosa sarà la conseguenza di ciò che ho fatto, se non ho usato la testa, non è coraggio. Anche lì sono stato spinto da altro, sono stato spinto da dei desideri egoici e non è il coraggio che sto portando avanti e che sto descrivendo questa sera. Discernimento, lungimiranza. Ecco, già queste due caratteristiche, discernimento e lungimiranza, hanno già creato qualcosa, che è una visione. Quindi ho separato l'illusione dalla realtà, ho fatto delle considerazioni riguardo alle conseguenze delle mie azioni e ho già una visione di quello che sto creando, di quello che sto realizzando. Già questa visione mi dà forza. Questa visione, ecco, immaginazione, anche l'immaginazione è una forza che in realtà è composta da altro, il ricordo e il desiderio. Quindi sto mettendo in campo un sacco di cose, Ho una visione. Ok, come procedo? Con la creatività.
ho una visione, a questo punto devo mettere in campo della creatività. Discernimento, lungimiranza, creatività. Non vi spiego cos'è la creatività. Discernimento, lungimiranza, creatività, volontà e fermezza. È chiaro? Guardatele tutte nell'insieme. Volontà. E fermezza. Discernimento, lungimiranza, creatività, volontà e fermezza. Qua mi sono dimenticato di scrivere visione, la metto in fondo. Oh, visione. Ok, messe tutte insieme, vi danno un'idea? Vi sembra che completino il titolo? Capite come il coraggio sia composto da queste caratteristiche insieme? Torniamo a Don Abbondio. Uno, il coraggio, se non ce l'ha, non se lo può dare. Magari non ho allenato nella vita tutte e sei queste caratteristiche. Magari sono soltanto creativo, ma poi la mia volontà di portare avanti i progetti viene meno. Magari ho solo volontà ma non ho creatività. Magari ho una gran fermezza ma non ho visione, non ho discernimento, e quindi la mia fermezza viene investita in cose che poi non valgono la pena. Tutto questo demotiva molto, quindi è soltanto tenendo conto di tutte e sei insieme che possiamo parlare di un saldo e bel e virtuoso coraggio. Però, appunto, magari non abbiamo tutte e sei queste caratteristiche, ma le caratteristiche che abbiamo faranno da leva per lo sviluppo delle caratteristiche che ancora non abbiamo. È così che funziona, certamente. Non solo è possibile che laddove sono più forte, con la caratteristica nella quale sono più allenato, io la usi da leva a sviluppare, quindi che metta il desiderio nello sviluppo di altre caratteristiche che mi interessano. Ma se mi mancano tutte e sei? Se mi mancano tutte e sei, se non ho nessuna delle caratteristiche che ho elencato, coraggio significa con il cuore. E il cuore non manca a nessuno. Allora sarà il cuore a fare da leva allo sviluppo di tutte le qualità che vogliamo, che desideriamo sviluppare. Quindi ce la si può fare. Don Abbondio era pigro, finirà fra gli ignavi di Virgilio, e invece noi sappiamo che possiamo farcela. Ok. E questa è l'introduzione, e così vi ho spiegato il mio intendimento di coraggio. Il cane e il tempo del coraggio. Che cosa ce ne facciamo di questa scoperta? Sicuramente nella nostra vita tornerà utile per un sacco di motivi. E sicuramente è necessario avere coraggio per affrontare proprio tutti i giorni. È necessario avere coraggio per andare a cercare lavoro. È necessario avere coraggio per corteggiare un uomo, una donna. È necessario avere coraggio per decidere di fare un figlio. È necessario avere coraggio per tutto. Certo che io posso fare tutto anche con altre spinte emotive che non sono questo coraggio che ho descritto. Il desiderio e l'ego e quella rete di condizionamenti di cui parlavamo prima possono spingerci a fare delle azioni impulsive, a conquistare, a avere delle piccole conquiste
Come invece sfrutteremo questo senso del coraggio nella relazione con il cane? Perché anche se vogliamo fare un lavoro consapevole, e se vogliamo che la relazione con il cane sia un'opportunità, ma io vedo opportunità dappertutto, quindi non sto mica voglio dire che se non ho il cane non ho l'opportunità di sviluppare il coraggio, no, mi interessava questo perché possiamo riconoscere queste esigenze tutti nelle nostre vite e poi riportarle nelle situazioni più specifiche che dobbiamo affrontare. Io per esempio faccio l'educatore cinofilo, così tutto quanto so lo elaboro in modo tale che possa tornare utile alla mia attività. E in che modo quindi la relazione con il cane diventa un'opportunità di sviluppare coraggio? La prima cosa, ecco, quello che si dice più frequentemente è tale cane, tale padrone. Così dobbiamo avere il coraggio di riconoscerci rispecchiati in questa relazione. Una serie di cose possono non andare bene, il nostro amico può farci delle sorprese, sviluppare una personalità sorprendente, appunto, magari spiacevole, ci può dare un sacco di problemi. E noi possiamo estraniarci da quello che fa il nostro cane. È matto, questo cane è matto da legare proprio. Oppure possiamo prendere spunto da quanto ci insegna la tradizione e capire che non c'è nessuna relazione che sia estranea a noi. Tale padre, tale figlio, tale cane, tale padrone, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, uccelli con le stesse piume volano insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non c'è nessuna relazione che è estranea a noi. Ah, ma quello è matto, quelli sono tutti strani, ma questa società non va bene, è sempre colpa degli altri. E noi possiamo cambiare città, possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare fidanzato e fidanzata, possiamo dire che i nostri figli proprio, chissà da dove sono usciti, eccetera, 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 possiamo prendere le distanze da tutto, ma io in questo paese non ci vivo più. Il cane di solito invece, possiamo anche abbandonare il cane, però siete qui, probabilmente siete appassionati, probabilmente siete innamorati del vostro cane, insomma il nostro cane ci porta a fare qualche riflessione in più. E quindi può essere un'opportunità per trovare il coraggio di rispecchiarci dentro questa relazione, di capire che cosa c'è di noi che ha condizionato quel comportamento e questa relazione, adesso siamo messi così. Quindi è così che investo la conoscenza del coraggio, la consapevolezza del coraggio nelle relazioni, avendo il coraggio di vedermi là dentro, di riconoscermi in prima persona, quindi di lavorare su di me, perché non c'è un lavoro che possa essere, non c'è un lavoro che possa essere fatto sul cane senza prendersi la responsabilità di quello che abbiamo fatto noi prima. Il cane non cambierà se lavoriamo sul cane e non su di noi. Su questo sono fermo. Adesso lascio il cane lì in quel posto e poi lo vado a prendere, che perfetto. Questa condizione in realtà non esiste. Così. Il primo aspetto che prenderemo in considerazione è la comunicazione. Quindi c'è un dialogo, ecco, nelle società animali in cui la comunicazione quindi è non verbale, oppure i suoni sono pochi, il sonoro è poco, nelle società in cui non c'è una comunicazione verbale c'è però un'attenta comunicazione ad altro, c'è un'attenzione gli uni verso gli altri, c'è una grande conoscenza degli altri a causa dell'osservazione. Infatti, la mente prende la forma di ciò su cui appoggia l'attenzione, e questo lo mettiamo insieme ai proverbi di prima.
La mente prende la forma di ciò su cui appoggia l'attenzione. La mente prende la forma di ciò su cui appoggia l'attenzione. Così, gli animali si conoscono profondamente, perché non possono mentirsi. La garanzia di ciò che uno sa fare è data dal fatto che è conosciuto e osservato in modo approfondito da tutti gli altri membri del gruppo. Noi ci guardiamo distrattamente e poi ci rivolgiamo una serie di parole. E il tempo che ci guardiamo in faccia è giusto il tempo per indossare una maschera che un attimo dopo è già tolta e ne devo mettere un'altra. Per cui è stare con gli altri e guardarli con attenzione. Quindi c'è una forma di altruismo istintivo che evidentemente gli animali hanno e arrivano ad avere una grande conoscenza, possono dare piena fiducia a quell'individuo che saprà fare la cosa che dice di saper fare. Non c'è dubbio da parte di nessuno. Vai e falla, io ho piena fiducia in te. Quindi non c'è menzogna, non c'è arroganza, perché si osservano l'uno con l'altro. La mente prende la forma di ciò su cui appoggia l'attenzione. E che cosa ce ne facciamo di questa informazione? Ci mettiamo a guardare il cane, a contemplare il cane? Vi sembra una via possibile? Dobbiamo conoscere il cane? Non è la prima cosa da fare, non è la cosa più importante da fare. Conoscere il cane. Ma come? Ma io prendo un cane e vorrei conoscere il cane. Certo, non vi sto mica proponendo di rimanere ignoranti in proposito, ma sì. Leggiamocelo un libro di etologia, è sempre bello. Vi ricordate la storia di Mowgli, il bambino che viene adottato dai lupi, o di Tarzan che viene adottato dalle scimmie? Queste sono favole. Eppure, qualcosa di vero c'è, nel senso che ci sono stati anni in cui effettivamente gruppi di lupi o di scimmie hanno effettivamente preso in adozione un cucciolo d'uomo. E non si sono mica studiati il manuale di pedagogia umana, eppure l'evoluto essere umano, il contesto molto spesso vale più dell'istinto, e così l'evoluto essere umano si è ritrovato a condividere, anche per la sua grande capacità di adattarsi, cioè stiamo parlando dell'essere umano, e quindi comunque per una combinazione di eventi favorevoli l'evoluto essere umano poi ha avuto molte difficoltà a tornare alla civiltà quando non ci ha fatto, oltre a non esserci affatto riuscito in alcuni casi. Così, quando prendiamo un cucciolo e lo portiamo a casa nostra e cerchiamo di comportarci nei suoi confronti come se fossimo dei lupi, che grave errore facciamo. E quando ci dicono dai, adesso ti do un libro sui lupi, tu pensi come un lupo e poi rivolgi la modalità lupina al tuo cane. Che grave errore facciamo. Stiamo inserendo un individuo nel nostro contesto familiare e il massimo auspicio che possiamo avere da questa relazione, da questa esperienza, è che lui prenda posto all'interno del nucleo familiare nel modo più consono, no? Non come se fosse un lupo selvaggio, ma come se fosse un bambino, dai 3 ai 5 anni. Ah, ma vuoi dire che dobbiamo trattare i cani come bambini? Non è esatto, non è esatto. Non è esatto perché spesso quando diciamo trattare i cani come bambini, intendiamo un modo di trattare i bambini che è quello sbagliato. Quindi, no, quando pensiamo a questa cosa, non è che non dobbiamo trattare i cani come bambini. Nella misura in cui lo sono, sì. A volte non dobbiamo trattare i bambini come imbecilli. Allora, se trattassimo i bambini come vanno trattati, potremmo anche trattare i cani come bambini. Poi, mettiamo poco, adesso io sto esagerando, poi troviamo le misure di questa cosa, perché... Però sì, è quello che intendo. La mente prende la forma di ciò su cui appoggia l'attenzione. Così arriva a casa il cucciolo ed è bellissimo. Oh, ma come si muove, ma come è rotondo, ma guarda quelle orecchiette, dorme, vai sogna, che carino. E passiamo 2 mesi a contemplare il cucciolo che nel frattempo fa un casino, distrugge la casa e noi ridiamo, ah, ma non fa niente, e ci mangia le scarpe.
parlo sempre con te. Alla fine di questo lungo periodo di contemplazione del nostro cane, del nostro cucciolo, che nel frattempo è anche diventato grande, abbiamo perso noi stessi. La mente prende la forma di ciò su cui appoggia l'attenzione. E che cosa siamo diventati? Dei cuccioli. Dei cuccioli di cane? Sì, siamo diventati dei cuccioli di cane. E ogni tanto però ci viene in mente che vorremmo essere dei capobranco. E allora siamo diventati dei cuccioli di cane. Abbiamo assecondato dei comportamenti e poi magari ci arrabbiamo, perdiamo la pazienza. È lì il dialogo, capite? È un disastro. Se fino ad adesso hai assecondato le mie iniziative, le mie proposte, io sono. E il cucciolo, il cane è altamente propositivo. Propone con una forza, con una determinazione che viene proprio voglia di andargli dietro. Se avessimo lo spazio, se andiamo a fare una passeggiata con il nostro cane in un parco, le sue iniziative, i suoi movimenti sono così travolgenti che viene veramente voglia di andargli dietro. Si fa proprio fatica a dire, no, aspetta, ma dove volevo andare io? Ah, dai, vieni, che cavolo, non posso mica seguirti dappertutto. Cerchiamo di ricordarcelo prima. Il primo uso che facciamo del discernimento, vi ricordate? Il primo uso che facciamo del discernimento è quello fra emotività, sentimentalismo, che sono una cosa che adesso definiamo, e il sentimento quello vero. Il sentimento quello vero è del coraggio, eh? Bisogna avere il coraggio di tirare fuori. No, ma come, io non ho nessun problema, a me viene così facile. Vediamo se è vero. Il sentimentalismo, l'emotività, partiamo dall'emotività. Gli emotivi sono quelli che hanno sempre dei motivi per non fare mai la cosa giusta. Ma sai, sono emotivo. E allora mi è venuto così, è proprio stato. Gli emotivi, e li mettiamo. E che cos'è il sentimentalismo? Il sentimentalismo è la corruzione del sentimento. Quando mi viene chiesto con gli occhi lucidi, ah, ma per favore, posso avere un biscotto? Posso mangiarmi tutta la torta? Posso uscire? Posso mangiarti le mani fino a farti illuminare? Posso? Dai, vero che posso? Vabbè, sì, dai, e ci pieghiamo, no? Allora, abbiamo parlato di discernimento e di lungimiranza, quindi della conseguenza delle mie azioni. Quindi, innanzitutto il discernimento. Una cosa è il sentimentalismo, che è la corruzione del sentimento, mentre invece il sentimento è una forza, perché ha una visione lungimirante. E senza cattiveria, senza sopraffazione, senza nessuna rabbia, senza nessuna ostilità, sa dire no, ma no, adesso guarda, te lo propongo io un piano, te lo propongo io un progetto. Vedrai che non avrai da rimanerci male. Organizzerò la tua vita in modo tale che vieni con me. Quindi dobbiamo avere il coraggio di non piegarci, non corromperci e non corrompere, non corromperci e non corrompere al sentimentalismo, all'emotività, ma mantenere con coraggio, sempre vivo, il sentimento che non ha debolezze, che non ha debolezze. Possiamo essere innamorati. Se siamo sentimentali ed emotivi è un problema, ma possiamo essere innamorati. L'amore non ha debolezze, ha quelle sei caratteristiche di prima. Amore e coraggio, non c'è problema, non c'è problema, non c'è debolezza. La comunicazione, quindi abbiamo, dobbiamo rivedere il nostro concetto di comunicazione. Se è andato bene, e confondersi, distrarsi, dirsi delle parole un po', tanto abbiamo così tante relazioni, così tanti contatti e stiamo attenti a così poche cose, a così poche persone, che vomitare fuori le parole così come me le ricordo solo perché conosco la mia lingua sembra quasi sufficiente. Scrivere una mail, scrivere un messaggio. Però per esempio non avevamo, possiamo usare il termine coraggio, per esempio, e non ne avevamo, magari molti di voi non ne avevano, una visione così chiara, un coraggio così virtuoso. C'è il coraggio patologico, non c'è soltanto il coraggio virtuoso. Ed educare cosa vuol dire? Perché adesso ci ritroviamo impegnati in un compito che è quello di educare. Rappresentiamo un modello
se siamo responsabili di noi, ed era una delle caratteristiche del coraggio, per cui se siamo responsabili, ricordate Virgilio diceva, gli ignavi sono quelli che non sono responsabili delle loro azioni, non si prendono la responsabilità delle cose della loro vita. E invece se siamo responsabili di noi, dobbiamo tenere conto che non solo il nostro cane o nostro figlio, ovunque ci presentiamo, rappresentiamo un modello, qualcuno appoggia l'attenzione su di noi. E noi che cosa stiamo, che cosa rappresentiamo? Quindi con coraggio, educare è questo, rappresentare un modello, offrire un modello, educare è offrire un modello. È per questo che tale padre, tale figlio, tale cane, tale padrone, eccetera, eccetera, eccetera. Sulla base di quel modello, l'altro prenderà delle misure, mica perdendo la sua personalità, eh? Magari lui è un esuberante e io sono invece un tranquillone, ma questo può seguire il mio modello anche con la sua esuberanza, quindi non è che deve diventare una copia, uno una copia dell'altro. Rappresento un modello, ma non diventiamo poi identici. Quindi educare è portare un modello, essere modello delle nostre intenzioni, dei nostri valori. Dei nostri valori, è proprio la prima definizione del vocabolario, quella di trasmettere valori morali ed etici. Questa è l'educazione. Questa è l'educazione. Troveremo, riterremo che un bambino è educato quando per esempio incontra, è a passeggio con il suo papà, incontra e suo papà incontra un collega e questi due si mettono a conversare fra loro. E c'è il bambino che prende il papà per la giacchetta, papà, 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 e non gli lascia finire un discorso, papà, 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 e poi il pianto. Questo non è un bambino educato, questo è un bambino che sta facendo dei capricci, evidentemente ha sperimentato che quel sistema ha funzionato un po' di volte, quindi l'insistenza è prima, sì, adesso guarda, scusa, devo andare, e non riescono a concludere la loro conversazione, guarda, adesso devo andare perché c'è lui che mi chiama, E invece un bambino che capisce il contesto e sceglie pazientemente di aspettare il termine della conversazione fra il suo papà e l'amico che ha incontrato, andremo via pensando, che bambino educato. Fate attenzione che a questo bambino non è stato rivolto nessun comando. Quindi l'educatore è colui che rappresenta un modello. E l'educazione è quel comportamento che spontaneamente un individuo manifesta in modo adeguato ad un contesto, non è la risposta ad un comando. Avevate presente che questa è educazione? Quindi questa è l'educazione, non è la risposta a un comando, ma dimostrare di manifestare comportamenti adeguati al contesto. Questa è educazione. È più impegnativo, è molto più impegnativo. Quindi l'educazione dipenderà al 100% dal modello che ho proposto. È molto impegnativo. Per farlo e riconoscere le proprie responsabilità in quello che sta accadendo, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Perché altrimenti abbiamo mille altri modi di arrivare dove vogliamo arrivare. Abbiamo quella rete di condizionamenti che è l'area di comfort nella quale più o meno ci sappiamo muovere, però non rappresenta né la libertà né la felicità. Quindi se non siamo coraggiosi, se non ci prendiamo tutta la responsabilità di quello che ci accade, rimaniamo incastrati. Discernimento. L'illusione che qualcosa possa andar bene nonostante la nostra mancanza di coraggio, nonostante l'investimento di quelle qualità, nonostante la mancanza dell'investimento di quelle qualità nel nostro progetto, l'illusione che qualcosa possa risolversi per il meglio nonostante quella lacuna è un'illusione che ha come conseguenza una sola possibilità, la delusione. E la delusione, non c'è niente di più doloroso nella vita che la delusione. E infatti viene da mettersi da portarsi la mano al cuore. Che delusione! Oh, tradimento! Che delusione! Il discernimento, se sappiamo discernere prima,
se siamo lungimiranti, se investiamo quelle qualità, vedete come tornano tutte? Non dovevo cancellarle forse, non dovevo cancellarle. Quindi questa è l'educazione. Una cosa è vera nella misura in cui in ogni contesto in cui provo a riconoscerla, la ritrovo. Quindi abbiamo una conoscenza di una realtà assoluta e poi a volte ci viene descritta una realtà così specifica, così peculiare, che non sappiamo rapportarla a niente di più grande, a niente di universale, a niente di assoluto. Bene, per aiutarvi a sviluppare discernimento potete tenere conto di questo. Se vi viene proposta una verità che ha caratteristiche così peculiari che non possono essere rapportate e non possono essere la metafora di qualcosa che è vero in assoluto, ci sono grandi possibilità che quella verità non sia una verità. Così ci aiuta per il discernimento. La comunicazione. Torniamo sulla comunicazione. Che cos'è comunicare? Quindi abbiamo parlato prima, abbiamo definito il termine coraggio, abbiamo definito il termine educazione ed educatore. Coraggio. E adesso mi sembra importante, poi voi mi potrete rivolgere, io ho fatto una relazione specifica di un argomento, voi potete rivolgermi domande riguardo a quello che ho detto, ma anche le domande che vi siete portati da casa, perché mi rendo conto che questo sia molto specifico. Voi sbizzarritevi con le vostre domande, avrete i vostri cani, la vostra vita. Comunicazione. Che cos'è comunicare? A volte si pensa che è una musica, una melodia, una scultura, un dipinto, che alcune forme d'arte o altro siano sufficienti, seppur molto nobili e molto belle, vi dico che non sono sufficienti per essere definite comunicazioni. Sono senz'altro l'espressione del nostro ego, quindi una manifestazione di noi, magari molto bella, magari qualcuno piace a qualcuno no, ma comunicare e condividere con un altro, per cui è lo sforzo di vedere quali sono le forme dell'altro e di scegliere di plasmare il nostro messaggio in modo che sia un'offerta all'altro, in modo che sia un'offerta all'altro. Ah beh, ma guarda, io sono fatto così, dico quello che penso. E tutti pensano che questa sia una virtù, che questo sia... ma noi di quello che pensi, così come lo pensi, non ce ne facciamo niente. Io ho bisogno, tutti noi abbiamo bisogno, che le cose ci vengano rivolte. Quindi possiamo avere opinioni divergenti, ma nello sforzo che il mio interlocutore riconoscerà che sto facendo, di trovare quei termini adatti a lui, quelle modalità adatte a lui e di offrirgli quel percorso che io ho fatto, quindi non soltanto la mia conclusione. Ah, ma io la penso così, fine, punto e basta. Nello sforzo di spiegargli quale percorso mi ha portato a quella conclusione, nel conoscere il suo percorso e nel cercare di mettere in parallelo, quindi di riconoscere nel suo percorso alcune cose del mio che possono fargli intendere, farlo avvicinare di più a me. Quindi la comunicazione è un'offerta. Infine, la comunicazione è un'offerta. Devo dare al mio pensiero una forma che l'altro possa abbracciare comodamente. Diversamente si creano delle ostilità. L'altro non mi capisce, io mi sono espresso in dei modi, quello è timido, io mi sono espresso con un'arroganza, prenderà la distanza, non mi ascolta nemmeno più, non sente più le mie ragioni. In una condizione di pressione, e a volte in cinofilia, nell'educazione si parla di pressione, mettere pressione, togliere pressione, in una condizione di pressione sono in uno stato in cui non arriva il messaggio, comincio a prendere le distanze, si chiudono proprio, quindi se ho desiderio che il mio messaggio si divulghi, ho proprio la necessità che devo proprio trovare quel binario che arriva all'altro. È un lavoro, è impegnativo, è proprio impegnativo. Tutto quello che vi sto proponendo stasera è difficilissimo da fare, è veramente impegnativo.
Quindi l'attenzione verso l'altro serve proprio a questo, non solo per capire l'altro chi è e non rimanere delusi. Perché l'altro ci può raccontare delle storie, dire delle cose, se io non ho prestato attenzione, se non sono stato del tempo con lui, se non ho verificato chi è, come interagisce con le esperienze, rimarrò deluso, potrei rimanere deluso. Quindi mi serve attenzione. Quindi l'attenzione è parte integrante della comunicazione. Io non posso pensare di andare in un posto, comunicare e basta. Potrò comunicare dopo che avrò conosciuto l'altro, e quindi l'attenzione verso l'altro mi ispirerà le parole, la modalità migliore di rivolgermi a lui, e quindi c'è uno scambio. È così nella vita, è così con il cane. Ed è solo così. Non perché è solo così per il cane, vedete, stiamo facendo il lavoro opposto. Ciò che riconosciamo vero in generale è vero in generale, e la relazione con il cane non è così peculiare da perdere le condizioni delle relazioni generali, ok? Sì, certo che il cane ha delle sue caratteristiche specifiche e peculiari, certo che c'è tutta una rete di sensi che percepisce in un modo specifico e peculiare del cane, ma se perdiamo queste basi, poi di quelle informazioni specifiche non ce ne facciamo più niente, eh? Stiamo mettendo le fondamenta dell'educare, della relazione, del comunicare, queste sono le fondamenta. Poi sì, ci sono tutte le informazioni riguardo al cane, ma se abbiamo solo quelle e non abbiamo queste fondamenta, di quelle informazioni così specifiche non ce ne facciamo niente. Ah, ma io so che il cane sente lontano un chilometro. Ho capito, ma se non ti sai rivolgere, può sentire lontano un chilometro, ma non viene nemmeno se sei a 5 passi da lui. Ma io so che ha un olfatto, ma gli deve interessare a rivolgere l'olfatto in una determinata direzione. Altrimenti so che ha un udito, so che ha un olfatto, so che ha una vista. Io devo rivolgere i suoi sensi, devo diventare l'oggetto dei sensi del cane. Quindi devo saper rivolgere la sua vista, il suo olfatto, tutti i sensi del cane devono essere rivolti, si deve creare proprio una relazione per cui i sensi sono appagati da questa relazione, e la comunicazione è fatta per soddisfare tutti i sensi del cane. Devo diventare l'oggetto dei sensi del mio cane, quindi appagarlo da tutti quei punti di vista. Quindi comunicare in modo tale che so in quale momento sto andando sto cercando di fargli abboccare, di farlo agganciare da quale tipo di senso. E poi sarà un'armonia di sensi tutti su di me. Certamente comincerò a muovermi nello spazio in un modo tale, guardando il mio cane, sceglierò un modo di muovermi nello spazio in modo tale che lo attragga. E quando avrò successo con questi movimenti, quando i miei movimenti nello spazio otterranno successo e quindi avrò gli occhi del cane su di me, potrò cominciare a far significare i miei movimenti, quindi a dare un termine a quello che sto facendo. Mi muovo. Come mi muovo? Non con paura. Ma cosa farà? Verrà, aspetta che guardo, non si capisce quello che faccio. Se non si capisce quello che faccio, probabilmente non avrò... Cosa fai? Vieni? Stai venendo? Forse non verrà. Bisogna avere il coraggio di girarsi e dire andiamo. Vieni con coraggio. Tutto il corpo deve rappresentare questo coraggio. Così la voce, la postura, l'intenzione. Non deve tremare niente, con coraggio. Allora se con coraggio mi muovo, scoprirò che sarò testimone dell'interesse del cane verso i miei comportamenti. Quando divento testimone dell'interesse del cane per i miei comportamenti, a quei comportamenti do un nome. E così sviluppo la sensibilità d'ascolto. Allora sono partito dalla vista, mi ha visto muovermi, mi sono mosso bene, gli sono interessato, mi sta guardando, ho la sua attenzione, do un nome a quello che faccio e sviluppo sensibilità d'ascolto. E un po' alla volta la nostra relazione si riempie di tutte queste sfumature, di tutti questi dettagli. Poi arriva la stagione delle lucertole. Sono più interessanti. Però sei tu che devi. No,
Va bene. Che cos'è l'istinto di predazione? Dai, entriamo un po' nel cane perché so di avervi impegnato su fronti che forse non vi aspettavate. Adesso parliamo un po' del... Che cos'è l'istinto di predazione? È una cosa molto interessante. Perché si pensa che l'istinto di predazione, e più pensano che l'istinto di predazione sia la conseguenza del fatto che il cane, in quanto predatore, è assetato di sangue. L'istinto di predazione è un comportamento che scatta di conseguenza invece di una peculiare percezione visiva del cane. Avete presente un forno microonde? Il forno microonde è fatto con una vetrina che ha un reticolato fitto fitto, o pallini fitti fitti. Così se noi mettiamo una pietanza dentro il forno e lo lasciamo spento, perdiamo l'immagine nitida di quello che c'è all'interno del forno. La vista è così confusa che ne perdiamo il contorno, la sagoma. Quando accendiamo il forno, il piatto all'interno comincia a girare, il movimento ci ridà l'immagine nitida di quello che avevamo messo dentro. Così il cane ha una vista veramente, veramente confusa, ma un oggetto in movimento è in questa confusione visiva pazzesca, un coniglio che corre a 2 chilometri di distanza lo vede e scappa l'istinto di predazione. Quindi è costituito in modo tale che al movimento reagisce con questo impulso, che è l'istinto predatorio. Allora noi possiamo, dobbiamo tenere, è molto pericoloso, in città succedono un sacco di incidenti a causa di questo comportamento. Cosa succede? Che corrono dietro ai ciclisti, ai pattinatori, agli autobus, ai bambini. Quindi il 90% degli incidenti in ambiente urbano e non è dovuto al predatorio del cane che non è sotto controllo. Ma ingenuamente usciamo con il cane con la pallina, dai vai a prenderla, bravo, corri, corri, e alleniamo il predatorio, così che il cane già ce l'ha di suo questa intenzione. Se poi noi la alleniamo, e allora risponderà velocissimamente, perché non solo ce l'ha di suo, ma poi è anche un gioco che condivide con noi, il modello, l'educatore. Vai, prendilo, prendilo, bravo, 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 bravo. E poi io non so perché mi rincorre i motorini, ma proprio non so perché. Caspita. Le passeggiate al parco. Io sono il modello e invece che proporre quello che sono, invece di offrire contenuti della mia personalità, che risulterebbe essere la cosa migliore nella nostra relazione, invece di proporre contenuti della mia personalità, penso di far giocare il cane a correre dietro le cose. E poi mi riporto a casa un cane che ha assorbito quello che gli ho offerto. Ma come mai è così agitato questo cane? Tu magari sei una persona tranquilla. Cioè, non possiamo, io sono così tranquillo. Se tale cane è tale padrone, perché il mio cane ha una furia scatenata? Come mai è così agitato? Perché ci siamo persi in testa che deve divertirsi, che deve giocare, che si deve sfogare, perché poi così riposa. Invece così lo alleniamo, perché lui, per lui, correre è un allenamento, dal punto di vista fisico è un allenamento. Sicuramente non arriviamo a stancarlo, sì, lì al momento ci sembra che abbia la lingua fuori dalla bocca, però ogni volta ce ne vorrà di più poi per consumarlo. E poi ci portiamo a casa questo cane che... Allora, cosa facciamo? Da sentimentali, quindi con l'emotività e con il sentimentalismo pensiamo, mi chiede di fare qualcosa, devo fare qualcosa, la mia vita è rovinata, perché il cane continua a chiedermi che devo fare qualcosa, io ormai mi sono messo in testa che a questo cane bisogna fargli fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, diventiamo pazzi. Quindi offriamo al cane, il percorso di educazione del cane deve riportare al cane contenuti della nostra personalità. Se offriamo contenuti che non ci rappresentano, se non siamo dei biscotti, se non siamo delle palline, e se vogliamo veramente arrivare ad un'empatia, dobbiamo dargli ciò che siamo, non dobbiamo dargli altro. È chiaro, no? È così in generale,
E proprio perché è così in generale, è così anche nel relativo. Allora è vero che hanno sensi di percezione peculiari e relativi alla loro specie, ne terremo conto. Però non perdendo completamente gli agganci con qualunque altro tipo di realtà. Pensate che questa storia senz'altro la conoscete, però a volte se ne deturpa il senso. Uno studioso di comportamenti prende come cavia un cane e fa questo esperimento. Fa suonare una campana, che non significa nulla di per sé, ma alla lunga, dopo il suono della campana, arriva del cibo. Così il cane impara che al suono della campana arriva il cibo e quindi comincia a salivare, ad avere delle aspettative al solo suono della campana. Suono della campana, cibo, cane predisposto, attento, funziona. Quindi io posso portare avanti, posso insegnare, posso ammaestrare il cane utilizzando questo stratagemma, il condizionamento. Dei condizionamenti abbiamo già parlato prima, no? Quella rete di condizionamenti che fa la nostra area di comfort, ma che impedisce libertà e felicità. Uno studioso di comportamenti, non un cinofilo, uno studioso di comportamenti usa come cavia il cane e fa delle considerazioni poi sui risultati del suo esperimento. Queste considerazioni riguardo al condizionamento sono così negative che non esistono scuole di pedagogia che si rivolgono a chi che sia, che prendono in analisi la possibilità di utilizzare il condizionamento per relazionarsi con chi va educato. Non esistono. Quindi le conseguenze di questi studi sono vade retro riguardo a qualunque tipo di condizionamento. Questo è stato il risultato dello studio. Ok? Questo è stato il risultato dello studio. Chiunque si occupi, gli addetti ai lavori, psicologi e pedagogisti, lo sanno perfettamente. Non ci sono scuole, guardate Montessori, Steiner, non esiste la possibilità di portare avanti un percorso di educazione di chi che sia basato sul condizionamento. Che poi invece qualcuno pensi che l'offerta di un biscotto e quindi l'uso di un condizionamento si possa tradurre con educazione gentile del cane è davvero divertente. È davvero divertente, però capite voi da soli che io non mi sto inventando niente. Riporto dei dati che ho raccolto attraverso i miei studi e che quindi la realtà del cane non può essere così distante dalla nostra realtà da avere un mondo tutto diverso. E poi sperimentato, insomma. Col cuore lo sapete già, col cuore lo sapete già. Poi c'è da liberarsi dai condizionamenti, avere il coraggio appunto di mettersi. Quindi quello è il predatorio, abbiamo parlato di un sacco di cose. Io mi interrompo, fatemi delle domande.